Ehi, salve signori, io sono B e mi trovo qua, nella periferia, diciamo, di Night City, per un motivo ben preciso. Panam! Avevi bisogno di me per caso? Panam! Signorina Panam! Tutto questo dovrebbe essere la mia tenda? Possibile, no? Salve. Ok. Va bene. Salve anche voi. Vabbè, io devo andare a parlare un panama. Ella, e cos'è sto bestione qui? Se avessi un po' più di tempo. Pronti a partire? Ehi, V. No, non ancora. Carol deve ancora controllare se la Militech ha lasciato qualche ICE nei sistemi. I corporativi non sono passati a reclamarlo. No, credo che siamo riusciti a coprire le nostre tracce. Bene. Abbiamo lasciato i camion con quei grossi logo vicino al campo dei Rav. È stato Ah. divertente quasi quanto lasciare un sacchetto di merda di cane fumante davanti alla loro porta. Sì. Cazzo, sembra quasi uscito da una campagna delle guerre Esatto. corporative. Niente male. Tutto a posto, pulito come uno specchio. Saul? Saul, che ne dici? Esatto. Niente, per ora. Ci teniamo alla larga l'uno dall'altra. Quindi non ci sarà un incontro della famiglia? No. Certo che sì, ma vuole tenermi all'oscuro ancora per un po'. Va bene. Sai, ho sempre sognato di trovarne uno. Il che è proprio il motivo per cui tanti fessi finivano al fronte. Non c'era neanche bisogno di reclutarli. Già. Bastava mostrargli la tecnologia. Forza, salta su. È tutto pronto. Ok. E da dove dovei? Ah, proprio così si sale, da qua sopra, sta maniera? Va bene. Ok. Salve. Siamo noi due. Ok, accendiamolo. Tieniti forte. Va bene. Ma chi deve guidarlo? Chi lo guida? Sì, d'accordo. Beh, mi Cazzo. serve lo Zatar. Ah. No, Qualcuno l'ha già messo in qualcuno moto. è Cile. Forse È tutto a conviene. posto. Dammi un attimo. Sì. Panam. Ok. Va bene. Non è l'ultimo modello, ma Mitch e Bob hanno fatto il possibile. Ok. Quindi? Che ne pensi? Vabbè, molto accogliente. È molto accogliente. Facciamo i Lo puoi fighi. pilotare direttamente dal sedile, devi solo connetterti. Ma come? Niente manopole, pulsanti e lucine varie? No, niente. L'impulso arriva direttamente alla corteccia cerebrale. In un certo senso il basilisk diventa un'estensione del tuo corpo. Ah. È come un'unione mistica. Appunto, è Se è così assunto. mistico, perché ha un copilota? Per supporto Eh extra? beh, sì. Ok. Te lo dirò quando saremo più lontani dal campo. Lo proveremo. Quindi? Ok, se vuoi la massima funzionalità in combattimento, serve un'altra persona che si occupi del sovraccarico sensoriale. Ah. Un pilota comanda, l'altro gestisce le armi. Ah, va da È solo estremamente piacevole, vedrai. però. Ok. È carino sto coso. Ok, dovrebbe andare. Ok. Prima una prova. Per ora mi disconnetto. Non richiede due piloti. Non dovrai pilotare e sparare. Ah. Sei pronto? Ok.
Va bene. Anam, è tutto normale. La sincronizzazione neurale non è istantanea, ma non ci metteva così tanto. Ecco, visto? Ok. Ok. Faccio capire cosa intendevi. Riscaldati pure. Non preoccuparti, non guardo. Porta il pass. Ah, c'era la lente, sposta lateralmente sì. Destra e sinistra ruota. Ah, ok. Va bene. Sembra di essere in barca. Ho superare ogni dosso e. D'accordo, vedo che cominci ad annoiarti. Ora portalo vicino a quelle turbine. Quando te lo dico, gira a destra e a sinistra prima dell'ultimo. Ok. Va bene. Andiamo. Sinistra. Sinistra? Ah, ok. Va bene. Molto bene. Avanti. Sì. Dove siamo? Ah, ok. Di qua devo andare, va bene. Destra. Mentre sono andando, va bene. Sì, è così che si fa. Ok. Me l'aspettavo più veloce però, Panam. Destra. Destra, sì, va bene. Ottimo. Ok. Ora spariamo un po'. Fermati, attivo il sistema. Va bene. Cosa offre il menù? Frena l'entusiasmo. Il basilisk è più un mezzo da trasporto. Ma potrei comunque divertirti. Ok. Bene. Spara quei rottami. Spara, cosa devo sparare? Ah. Bene. Oh, mi avevi fatto vedere. Ok. Picchia sto coso però, Scusa, però Scusa. Ok, oh. L'allenamento è finito. A posto. Mo? Ok. Iniziamo. Iniziamo cosa? Sei pronto? Per? Ah. Che sta succedendo? Mi sono connessa. I nostri sistemi nervosi sono collegati. Ah. Ok. I piloti del Basilisk che collaborano in armonia. È per questo che percepisco tutto raddoppiato. Già. Hai il feedback sensoriale. I nostri sistemi sono interessati. Sim simulazione. Va bene, dai. Ok. Non dico di no. Ok. Non so. Ah. Come facciano a concentrarsi in combattimento? Probabilmente non è sempre così intenso. Ok. E ora? Oh. Oh. Okay. Strano. È tutto molto strano. Ah. Oh, porca. Che aia. Cazzo. Ci hanno trovato. Dobbiamo tornare al campo.
Ok. Sono i Raffel. Sono un bel gruppo, pronti a combattere. Raggruppo. Sono anche qui, Sol. In forze. Fateli fuori, poi riportate qui le chiappe, okay. E rendetevi utili. Andremo, okay, direttamente al campo. Dobbiamo aiutare la famiglia. Ok. Quindi, ok. Va bene. Dobbiamo spaccarli tutti. Avanti. Ok. Dove sono? Avanti. Vai. Porca, mi spacco tutti. Proprio il momento più bello, porca miseria, mi avete. Ok. Mettiamoci a loro. Che. Porca di. Ah. Ok. Porca. Ah. Oh. Andiamo a campo nomadi. Tutti in ponte, bocca qua. Ora dobbiamo parlare. Sì. Parliamo, però. Mi sa che è meglio che ci rivestiamo, no? Ok. Un attimo. Che meglio. Ok, arrivo, arrivo subito, perché ok. A posto. A posto. Fammi mettere tranquillo. Ok. Andiamo da Saul. Ognuno a modo suo. Dobbiamo pensare innanzitutto al bene della famiglia. Ok. Allora, Saul. Cosa dici? Dai, Saul. Se vuoi che lasci il clan, dillo chiaramente. Almeno risparmiami un'altra delle tue prediche. Temo che dovrai sopportarne ancora un po'. Perché da oggi sarai tu a guidare questa famiglia. Al mio fianco. Ah. Io che cosa? Cercavo un modo ufficiale per dirlo, ma come preferisci. Mi sbagliavo. Avevi ragione tu. Questa è la verità. Speriamo non succeda più. Ma io ho incasinato così tante cose. Avevi detto che... Lo so. Ma ho cambiato idea. Hai rischiato tutto per questa famiglia. Bene. Senza neanche sapere se ti avremmo accolta di nuovo. Ok. Ok. Beh, io... Dovranno cambiare molte cose. Ok. Sì. E per iniziare, dobbiamo lasciare questo posto in fretta. Ah. La Militech non deve trovarci. Certo. Già. Preparerò il percorso. Ok. Congratulazioni. Pessima scelta. Io ho votato contro. Grazie. Grazie. Devo ancora calmarmi, credo. Già. Vieni con me? Sì, vengo. Ma diciamo che è andata bene. Abbiamo avuto... Ah. Mi è piaciuta questa giornata, devo dire. Giornata interessante. Già. Mi sento come se avessi evitato per un soffio un frontale con un treno. Un altro frontale l'hai preso, però. Poco. Però. Non so se ce l'avrei mai fatta senza di te. Ma dai. Esagera, no, però. Ti siamo tutti debitori. Puoi contare sugli Aldecanto. Sempre. Ok. Buono a sapersi. Va bene. Nessuno dietro al bancone. Così mi piace. Birra? Limonata?
Ma sì, una birra. Festeggiamo. Anche se avrei preferito riprendere il discorso, diciamo, dentro al Basilisk, ecco. Dai, lieti fini. E beh. Però dobbiamo parlarne, A proposito di lieto fine. eh. Quando eravamo nel Basilisk, spero che tu non rimpianga quello che è successo. Rimpiango solo una cosa, di aver avuto così poco tempo. Ah, Beh, a questo possiamo sempre rimediare. giusto. Sai, potrebbe essere così ogni giorno tra noi. Vi, guardati attorno. Guardali. Potrebbero essere la tua famiglia. Panam, dove stai? Ah. Resta nel campo. Unisciti a noi. Non è così semplice. Purtroppo non è così semplice. O lo vuoi oppure no, che c'è di complicato? È questo il problema. Al momento quello che voglio non significa nulla. Esatto. D'accordo, V. Non dovrei farti proposte bomba in questo momento. Vabbè, tranquilli. Ma pensavo che... Non importa. Ci penserò su. Ci penserò su, te lo prometto. Oh. Ah. V. Porca. Panama. V, rilassati. Va tutto bene. Come ti senti? Cos'è successo? Cosa è successo? Ricordo che stavamo parlando Appunto. e poi all'improvviso. Sei svenuto. Completamente. Ti abbiamo portato con noi. Come con noi? Dove? In un posto nuovo. Abbiamo spostato il campo. Non preoccuparti, sei al sicuro qui. Per ora. Ok. Ah, vi. Catch. V, devi dirmi che cosa sta succedendo. Il sangue. Hai perso i sensi per ore. Che cos'hai? Dobbiamo essere sinceri con lei. Panami, io sto peggiorando. Ogni giorno che passa. Ok, V. Rilassati. Una cosa per volta. Dobbiamo Vedi dirgli la cosa verità. succede. Dobbiamo Esattamente. dirglielo. V, parlami. Conosci Johnny Silverhand. Johnny Silverhand? Esatto. Sì, a volte mettono dei vecchi dischi alla radio. Perché? Beh, è lui il problema. Esatto. Johnny è vivo. È nella È mia nella testa. mia testa. Cosa? Non ho. È una sorta di strana metafora. No. Panam, il costrutto di Silverhand mi sta incasinando la Esatto. testa. Impossibile. Non è. È semplicemente impossibile. Johnny Silverhand. Già, lo so, è assurdo, ma. Ascolta. Hai provato a, non so, a parlarne con qualcuno? Ci sono cose che puoi dire a un terapista, Ah. ma questa no. Il costrutto è come un cancro Esatto. e cresce ogni giorno che passa. Già. Non stai scherzando. No. Cerco solo di conviverci, di sopravvivere in realtà. Esatto. Di certo non ti fa molto bene alla Eh salute. no. No. Devo andare. Mi sento meglio. Davvero. Aspetta, vengo con te. Mi pareva di aver sentito la sua voce. Ehi, Mitch. Ah, eravamo preoccupati. Mi sono preso cura del tuo mezzo. Ah. È laggiù. Va bene, grazie. Non ci stai già lasciando, vero? Va tutto bene? Vabbè, dai. Grazie. Mi fermerò per un po'.
Fa come fossi a casa tua. Mamma. Ricorda, la nostra offerta è sempre valida. Grazie. Se avrai bisogno di aiuto, gli Aldecaldo saranno qui. Almeno su questo siamo d'accordo. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarci. Va bene. Dimmi, Panam. Vuoi che ti accompagni? Sì, incredibile. Andiamo, Panam. No, lo so, mi rendo conto che è assurdo, ma... Conosco questa zona dai tempi dei vecchi percorsi. Tornato nel mondo dei vivi. Siete davvero al sicuro qui? Dove siamo, però? La Militech non si spinge fino a qui. E i nostri punti di vedetta sono migliori. Bene. Certo, è pericoloso che ogni persona in più che sa della mia storia, della mia situazione è pericolosa, però a lei era giusto dirlo. Ecco, cioè... Ma sai, tutto qui è temporaneo, tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. Già. Ai ai. Il Basilisk non lo è, per fortuna temporaneo. V, tornando a quello che stavamo dicendo. Sì. Non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato. Ma dico sul serio. Come posso aiutarti? Sinceramente non lo so. Sinceramente non ne ho idea. Ma deve esserci qualcosa. Qualcuno che può... Sto cercando... Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Esatto. Per questo volevi trovarlo. Esatto. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Già. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie. Grazie di tutto. Per essermi di sostegno. Abbi cura di te. E fammi sapere se... Beh, fatti sentire. Va bene. Ah, che giornatina intensa. Che giornatina intensa. Vuoi vedere la mappa dove caspita sono finito? Oh. Siamo lontanucci adesso. Ok. Ok. Ma qua mi di... No, Brigitte no. Brigitte è l'ultima razio. Brigitte è l'ultima razio. Adesso a maggior ragione dovrò cercare di risolvere questa mia situazione. Non dovrò farlo solo per me. Ma prima voglio... Anzi... Ah, che bel casino. Che gran bel casino in cui mi sono cacciato. Io non mi sono cacciato io, volendo. Vero peccato. Dici della storia antica di Wasi. Ok. Vabbè. Fai tutti i calcoli e... Signori, direi che per oggi abbiamo vissuto abbastanza emozioni. Aspetta un attimo. Judy. Ah. Comunque. Che qualcosa... Che ho qualcosa che può servirci. Non può tenere il time, ma mi faccio sentire entro un paio di giorni. E ti auguro una giornata fantastica. Grazie. Sì, Judy. Talking about revolution. Ah. Ok. E allora... Sì. E allora sì. E allora si aspetterà la chiamata di Judy.
Giornate particolari sono queste. Abbiamo tenuto, cioè, finalmente, finalmente abbiamo sfogato un po' quello che dovevamo sfogare. Ah, bene così. E questa l'abbiamo fatta, certo. Se magari possessimo te lo stesso raggiudi non sarebbe male. Comunque, vabbè. Detto questo, signori, noi ci salutiamo qua. Io sono V. E questa è stata un'altra intensa giornata a Night City. O perlomeno qui nelle periferie.